Cos'è che non va a Milano? Non lo so cos'è che non va. Io la trovo una città sempre più chiusa e repressiva e triste. E forse perché in questa città sia la mia famiglia che io abbiamo dovuto lavorare tantissimo per non pesare sulle casse amministrative e per poter essere dignitosamente lavoratori indipendenti. Quindi, non so, è una città che a me, dove, è una città dove sono nata e cresciuta. Sono nata a Macedonia Milloni 59 anni fa, per cui penso di poter dire qualcosa. Però per me è sempre stata una città pesante, perché comunque sia mi sono dovuta sempre dar da fare con uno, due, tre lavori. Non è stato mai abbastanza un lavoro solo per poter mantenere da sola due figli e non dover pesare sui miei genitori e, come ripeto, sulle finanze amministrative. Come vedi Milano fra 5 anni o nei prossimi anni? Se ci volete dare una speranza, se ce la volete far sorgere così come sorge il sole la mattina, posso anche vederla migliore, ma non sta a me tutto ciò. Posso solo pregare che il Signore vi illumini e vi protegga nelle vostre scelte, in modo tale da darci qualcosa di meglio di quello che abbiamo avuto finora. E cosa chiederesti al prossimo sindaco? Di darci più allegria, di aiutare i ragazzi a venire fuori dalle loro tristezze, di dare il buon esempio in modo tale che si sappia che abbiamo qualcuno al potere, come dicono loro, che pensa anche ai disgraziati, insomma alla gente come noi che lavora dalla mattina alla sera e che non ne può più, perché non abbiamo tempo libero. Sarà 10 anni che non vado a farmi un giro in Corso Buenos Aires. Mangio dolci per rendermi la vita più dolce, quindi penso che non sono solo io in questa situazione. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati. Il buon esempio viene dalla famiglia e le famiglie prendono il buon esempio dall'alto. Per conto mio, al governo o all'amministrazione della città, ci devono stare le persone migliori della nostra società.